Allora, questa edizione del Film Spray abbiamo detto che partirà a maggio, no? Sì. Tu che sei l'ideatore e comunque l'organizzatore dell'evento, la prima cosa che mi viene così spontanea chiederti è tutta la genesi del titolo, cioè spray, no, film spray, spray per film, spray che può essere anche brezza, brezza cinematografica, cioè il nome da dove è arrivato, da dove è Il nome è giunto? arrivato proprio da un fattore semplice come uno spray, cioè di diffondere come lo spray diffonde il profumo, diffonde un prodotto. Si tratta di diffondere il prodotto e allargarlo in tutti i posti, perché lo spray si usa in tutti i posti. Stiamo parlando di un festival di cinema indipendente? Si parla di un festival di cinema che anche diciamo commerciali, che non hanno avuto la possibilità di inserirsi nel mercato per mancanza di potere decisionale, di potere distributivo. Ma perché adesso, in questo momento storico? Perché noi chiediamo veramente che ci sono tante persone che vogliono fare dei film e vogliono produrre, e bene o male ce la fanno con i mezzi oggi digitale, però quello che manca è la distribuzione. Infatti noi faremo questo festival proprio per sollecitare gli addetti ai lavori a creare una distribuzione indipendente che possa, una o più distribuzioni indipendenti che possano dare la possibilità ai realizzatori di film, ai registi, alle varie addetti ai lavori di poter esprimersi, di poter distribuire il prodotto che hanno fatto. E il festival come si articolerà? Cioè quanti, quali film in concorso, da chi sarà composta la giuria, chi il presidente, le sale, insomma, Allora, ci puoi dire il qualcosa? festival. Appunto, ecco, allora, c'è un comitato scientifico in cui c'è Vannini, c'è Mario Garriva, c'è Lazzeri, c'è Francesco Laure, c'è anche il Grassini che scelgono i film. Poi c'è anche Roberto Forges d'Avanzata, un direttore di fotografia, perché vogliamo vedere i film anche da un punto di vista tecnico. Loro sceglieranno i film e una volta scelti questi film, che saranno 10, noi li proiettiamo in spazi che non sono ortodossi alla cinematografia, vale a dire in conventi, in scuole, posti, perché crediamo nelle carceri, perché crediamo che questo potrebbe essere un terreno per un'alternativa alla distribuzione cinematografica. Il comitato scientifico ha già pensato in qualche modo quali criteri seguire per la selezione dei film? Ecco, quello che io ho chiesto, possibilmente la linea, era quella di avere film di un certo contenuto, di modo che sia per le scolaresche, sia per il pubblico a cui si fanno vedere ci sia un tema e questo tema possa essere anche sviluppato anche dopo vedere il film, perché l'intento del festival è di creare un blog in cui le persone parlano del film che hanno visto, parlano del tema, delle impressioni che hanno avuto ad altri, di modo che serve per dialogare con le persone, ma anche per fare pubblicità ai film stessi. Quindi il blog aiuterà veramente la distribuzione di questi film. Da quello che avevi detto prima, mi sembra di capire che ci sia molta attenzione nei confronti della diffusione culturale, no? C'è un Sì. interesse anche un po' a comprendere lo scollamento esistente tra la politica del nostro paese e la diffusione della cultura. Ah, è per Quindi forza devono essere film che esprimono cultura, questo è uno importante. sguardo particolare a quegli autori che vanno alla ricerca anche di nuove forme espressive. Sì, il linguaggio, anche il problema del linguaggio abbiamo preso in considerazione, non solamente i contributi, ma anche il linguaggio, perché il linguaggio del cinema, come è stato detto, che Bresson disse che il cinema ancora non era stato inventato, insomma, non ha detto tutto quello che doveva dire. Ci sarà anche un convegno, vero? Sì, un convegno. Quali saranno gli argomenti e chi L'argomento. interverrà? Allora, interverranno distributori, diciamo indipendenti, piccoli distributori, e insieme parleremo sulla possibilità di creare una rete, sempre nel principio dell'empowerment a cui si basa appunto questo festival che è organizzato dall'associazione Sintagma, proprio perché l'empowerment è proprio la creazione di una società alternativa, diciamo parallela a quella attuale, e di modo che le persone possano organizzarsi da loro stessi e riferirsi al mercato, non riferirsi solo e soltanto a un'economia virtuale, artificiale che non serve a niente. E questo è importante perché la gente capirà come possono organizzarsi e questo empowerment naturalmente viene applicato attualmente in economia.
e in vari paesi del mondo, e questo potrebbe essere una spinta perché possa essere applicato anche nel sociale e nell'economia. Però noi lo applichiamo nel campo in cui noi siamo esperti, vale a dire nel campo cinematografico, nel campo dell'arte, nel campo della musica, nel campo dell'archeologia, tutti i campi che riguardano il settore artistico. E il convegno appunto cercherà sotto questo ombrello di poter creare questo network con sale alternative o piccoli cinema in disuso, per poter dare la possibilità alle persone di far vedere le opere che loro hanno fatto. Quindi sono convinto che la cosa bella di questo festival è che la vita di questi film sarà decisa non più dal potere, non più dai critici, che anche questi sono un potere, ma sarà decisa da coloro che fruiscono, vale a dire dagli spettatori. Perfetto. A me basta, ti volevo chiedere che cosa ti aspetti da questo festival. Mi aspetto questo, che gli spettatori stessi siano loro gli artefici del successo più o meno del film, come dovrebbe essere. Ma come anche nel campo dell'arte, come vedete, oggigiorno non voglio fare esempi eclatanti perché non sarebbe corretto, però nel campo dell'arte ci sono determinati critici che sostengono degli autori, dei pittori, che alcuni possono essere capaci, altri non lo sono e vanno avanti. E poi succede le bolle, che hanno bolle di mercato, costano tanto per un po' di tempo e poi si sgonfiano perché non sono persone che hanno validità. E lo stesso può succedere anche nel cinema. Nel cinema ci sono sempre battaggi pubblicitari che fanno un prodotto, che è un prodotto il film, viene fatto la pubblicità, la gente si fa influenzare e chi ha più soldi convince la gente ad andare al cinema. Quindi e la gente molte volte vede anche dei porcai. O sbaglio? No, non sbaglio. Ah, meno male. È questo. Va bene, allora se non hai altro da aggiungere, se non ti viene in mente altro. Ma ci sono un po' difficoltà, un pochino, perché noi andiamo a intaccare. Che risposta hai avuto da Firenze? Da Firenze almeno per ora non ho avuto una risposta molto, diciamo, decisa. Firenze è una città molto difficile, una città che ama l'episodico, non ama la struttura, la città in cui è difficile poter fare cose nuove, perché quel nuovo spaventa sempre gli altri, ci sono sempre delle cristallizzazioni, magari seguite anche dalla politica, e queste cristallizzazioni, insomma, che hanno acquisito un certo potere, è molto difficile poterle, magari sono, diciamo, comunque è così. Firenze non ha risposto, avrebbe dovuto rispondere. Invece ho trovato, per esempio, più Roma, per esempio, per dire Roma, ora a prescindere dal tipo di giunta, Roma ha risposto bene, perché forse ci verranno un po' meno di soldi, ci hanno dato degli spazi gratis, abbiamo avuto sia dalla provincia che dal comune e dal quartiere di Roma, abbiamo avuto il patrocinio. A Firenze ancora non abbiamo avuto niente, vediamo, lo stiamo aspettando e vediamo quello che succede. Ma quindi, diciamo, sperando che tutto vada bene, insomma, che si riesca a portare avanti la prima edizione, che ci sarà una seconda, una terza, l'idea sarà anche quella di allargare questo network, quindi coinvolgere anche altri paesi dell'Italia, posti dove appunto proiettare, luoghi inediti dove proiettare, che siano anche altri, oltre appunto Roma, Firenze, Venezia. Ma appunto questo, anche piccoli paesi che non, in cui qui stanno chiudendo il cinema in tanti posti. Il cinema, più che altro, perché il cinema, la cosa importante del cinema, io lo vedo ancora, sebbene si dica che le persone vedano il film a casa loro, con la televisione, con i DVD, eccetera, però per me ha una ritualità importante. È bello andare al cinema a parlarne dopo con gli spettatori per quello che è successo, quello che si è piaciuto, non è piaciuto, se il film si è capito o no. È prende e integra le persone tra di loro. E quindi è una ritualità che è molto importante della società d'oggigiorno, in cui si tende sempre all'isolamento. Le persone non sono più sociali come una volta, e quindi questo potrebbe essere interessante. Inoltre noi vorremmo, anche se siamo un pochino forse troppo orgogliosi in questo senso, poter esportare questa formula anche in altri paesi, tant'è vero che i film che vinceranno, che gli spettatori gradiranno di più, verranno veicolati sia in America che in Asia per far conoscere questi prodotti.
Io ti ringrazio e grazie in bocca al lupo.